L'attrice laziale si confessa nel salotto di Caterina Balivo.un paio di giorni fa Manuela Arcuri dopo tanto tempo è tornata in televisione e ha scelto il salotto di Caterina Balivo per confessarsi. A Vieni da me, infatti, l'attrice laziale ha parlato dei suoi progetti futuri, del ruolo di mamma, di suo figlio, e non sono mancate le battute scherzose. Manuela Arcuri e la lunga intervista a Vieni da me. Attraverso una serie di oggetti chiusi in una cassettiera, Caterina Balivo ha intervistato l'artista originaria di Anagni. Tra i vari argomenti affrontati, Manuela Arcuri non ha potuto fare a meno di menzionare il figlioletto Mattia. Quest'ultimo e la madre, sabato scorso, sono stati ospiti allo Zecchino d'Oro presentato da Francesca Fialdini e Gigi Eros. Ma a Vieni da me non è mancato un momento esilarante tra l'attrice e la conduttrice campana. La Balivo, infatti, dal cassetto ha tirato fuori un deodorante per le ascelle, e lo ha mostrato alla sua ospite. La Arcuri ovviamente è rimasta letteralmente scioccata. Caterina Balivo mette in imbarazzo Manuela Arcuri mostrandole un deodorante per ascelle. Manuela Arcuri non si aspettava questo prodotto, quindi con l'autoironia che la contraddistingue, ha afferrato il deodorante dalle mani della Balivo, e le ha detto questo. Io mi lavo, giuro, tutti i giorni. Faccio la doccia. Subito dopo, ovviamente, la conduttrice campana ha ricordato al pubblico la scena del film Viaggi di nozze in cui una giovanissima Arcuri diceva alla coppia composta da Jessica e Ivano, interpretati da Claudia Gerini e Carlo Verdone, l'ultima moda in fatto di peli sotto le ascelle. Ovvero nascella sì, nascella no.